Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Calindir Tetis Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 25 novembre 2021. Cos'è Calindir? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Calindir durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Calindir? Calindir è un farmaco a base del principio attivo drospirenone più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Tetis Pharma SRL. Calindir può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Calindir 003 mg/3 mg 1x21, compresse rivestite con film, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Sandoz SPA, concessionario Tetis Pharma SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo drospirenone più etinilestradiolo, gruppo terapeutico contraccettivi ormonali sistemici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni contraccezione orale. La decisione di prescrivere Calindir deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Calindir e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia, modo di somministrazione, uso orale. Posologia, come prendere Calindir. Le compresse devono essere assunte ogni giorno all'incirca alla stessa ora, se necessario con una piccola quantità di liquido, nell'ordine mostrato sulla confezione blister, una al giorno per 21 giorni consecutivi. L'assunzione delle confezioni successive deve iniziare dopo un intervallo di 7 giorni senza compresse, durante il quale solitamente si verifica un'emorragia da sospensione. Essa generalmente inizia 2-3 giorni dopo l'ultima compressa e può non essere ancora terminata prima dell'inizio della confezione successiva. Come iniziare il trattamento con Calindir? Nessun uso precedente di contraccettivo ormonale. Nel mese precedente, l'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo naturale della donna, cioè il primo giorno delle mestruazioni. Passaggio da un metodo contraccettivo ormonale combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. L'assunzione di Calindir deve iniziare preferibilmente il giorno successivo all'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente i principi attivi del precedente contraccettivo orale combinato, e al massimo il giorno successivo al termine dell'intervallo usuale privo di compresse o dopo l'ultima compressa placebo del precedente contraccettivo orale. Nel caso in cui sia stato usato un anello vaginale o un cerotto transdermico, l'assunzione di Calindir deve iniziare preferibilmente il giorno della rimozione e al massimo quando deve essere effettuata l'applicazione successiva. Passaggio da un metodo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, iniezione, impianto, o da un sistema intrauterino a rilascio di progestinico, IUS, il passaggio dalla pillola a base di solo progestinico può essere effettuato in qualsiasi giorno, da un impianto o da un IUS il giorno della sua rimozione, da un iniettabile quando deve essere effettuata l'iniezione successiva, ma in tutti questi casi la donna deve usare in aggiunta un metodo di barriera per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto avvenuto nel primo trimestre l'assunzione può iniziare immediatamente. Punto. In questo caso non è necessario prendere alcuna misura contraccettiva aggiuntiva. Dopo il parto o un aborto avvenuto nel secondo trimestre l'assunzione deve iniziare tra il 21esimo e il 28esimo giorno dopo il parto o dopo un aborto avvenuto nel secondo trimestre. Se l'assunzione inizia più tardi, è opportuno usare in aggiunta un metodo di barriera per i primi 7 giorni. Se si fossero avuti nel frattempo rapporti sessuali, prima di iniziare effettivamente l'assunzione del contraccettivo orale combinato, si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione. Per le donne che allattano, vedere paragrafo 4, 6.
Comportamento in caso di mancata assunzione di compresse. Se il ritardo nell'assunzione di una compressa è inferiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva viene mantenuta. La donna deve assumere la compressa appena se ne ricorda e quindi assumere le compresse successive alla solita ora. Se il ritardo nell'assunzione di una compressa è superiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva può essere ridotta. Nel caso di mancata assunzione di compresse, valgono i seguenti principi. L'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni, sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse per ottenere una soppressione adeguata dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere dati i seguenti consigli. Prima settimana la compressa dimenticata deve essere assunta non appena la donna se ne ricordi, anche se ciò comporta l'assunzione di due compresse contemporaneamente. Quindi si deve continuare ad assumere le compresse regolarmente come previsto. Inoltre per i successivi 7 giorni è necessario adottare un metodo contraccettivo di barriera, come il profilattico. Se nei 7 giorni precedenti si sono avuti rapporti sessuali, deve essere presa in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Quanto maggiore è il numero di compresse dimenticate e quanto più tale dimenticanza è vicina all'intervallo usuale senza compresse, tanto più elevato sarà il rischio di una gravidanza. 2 a settimana la compressa dimenticata deve essere assunta non appena la donna se ne ricordi, anche se ciò comporta l'assunzione di due compresse contemporaneamente. Quindi si deve continuare ad assumere le compresse regolarmente come previsto. Se le compresse sono state assunte in modo corretto nei 7 giorni precedenti, non è necessario adottare altri metodi contraccettivi supplementari. Tuttavia, se è stata dimenticata più di una compressa, si deve raccomandare l'impiego di precauzioni aggiuntive per 7 giorni. 3 a settimana considerata l'imminenza dell'intervallo libero da pillola di 7 giorni, il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è maggiore. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione delle compresse, è ancora possibile prevenire la riduzione della protezione contraccettiva. Adottando una delle due opzioni seguenti, non è pertanto necessario adottare misure contraccettive supplementari, a condizione che nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata tutte le compresse siano state assunte correttamente. In caso contrario, deve essere seguita la prima delle due opzioni e adottare anche misure contraccettive supplementari nei successivi 7 giorni. La compressa dimenticata deve essere assunta non appena la donna se ne ricordi, anche se ciò comporta l'assunzione di due compresse contemporaneamente. Quindi è necessario continuare ad assumere le compresse regolarmente come previsto. La confezione successiva deve essere iniziata immediatamente dopo la fine di quella in uso, cioè senza osservare alcuna pausa fra le due confezioni. È improbabile che si verifichi emorragia da sospensione fino al termine della seconda confezione. Tuttavia, durante l'assunzione delle compresse, possono presentarsi spotting o sanguinamento da rottura. Si può anche consigliare di interrompere l'assunzione delle compresse della confezione in uso. In tal caso, si deve osservare un intervallo libero da pillola che duri fino a 7 giorni, compresi quelli nei quali sono state dimenticate le compresse, e successivamente riprendere con una nuova confezione. Se la donna ha dimenticato di prendere le compresse e nel primo regolare intervallo libero da pillola non si presenta sanguinamento da sospensione, deve essere considerata l'eventualità di una gravidanza in atto. Raccomandazioni in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di gravi disturbi gastrointestinali, ad esempio vomito o diarrea, l'assorbimento può non essere completo ed è necessario prendere misure contraccettive supplementari. In caso di vomito nelle 3-4 ore successive all'assunzione di una compressa, si deve assumere una nuova compressa, sostitutiva, appena possibile. La nuova compressa deve essere assunta, se possibile, entro 12 ore dall'ora abituale di assunzione. Se passano più di 12 ore, si applicano le stesse istruzioni relative alla dimenticanza di compresse, come illustrato nel paragrafo 4.2. Comportamento in caso di mancata assunzione di compresse. Se non si vuole modificare il consueto schema posologico, si dovrà prelevare la barra e compressa, e, necessaria, e, da un'altra confezione. Come spostare un sanguinamento da sospensione per ritardare una mestruazione, si deve continuare con una nuova confezione di Calendir e non praticare l'intervallo senza compresse.
L'assunzione può essere proseguita per il tempo desiderato fino alla fine della seconda confezione. Durante tale assunzione prolungata, possono verificarsi sanguinamenti da rottura o spotting. E l'assunzione di Calindir deve riprendere regolarmente dopo il consueto intervallo libero da pillola di 7 giorni. Per spostare le mestruazioni a un altro giorno della settimana rispetto a quello in cui si verificano con lo schema attuale, si può consigliare di accorciare il primo intervallo senza compresse per i giorni desiderati. Quanto più breve sarà tale intervallo, tanto maggiore sarà la possibilità di non presentare emorragia da sospensione e si verificheranno sanguinamenti da rottura e spotting durante la confezione successiva, come quando si vuole ritardare la mestruazione. Informazioni aggiuntive su popolazioni particolari: bambini e adolescenti. Calindir è indicato solo dopo il menarca. Sulla base di dati epidemiologici raccolti in più di 2000 donne adolescenti di età inferiore ai 18 anni, non ci sono dati che indichino che la sicurezza e l'efficacia in questo gruppo di giovane età sia diversa da quella nota in donne di età superiore ai 18 anni. Controindicazioni: i contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Se una di queste condizioni dovesse comparire per la prima volta durante l'uso di un COC, se ne deve interrompere immediatamente l'assunzione. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda o embolia polmonare, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IgE, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4. 4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4. 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris, malattia cerebrovascolare ictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocisteinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4, 4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, grave malattia epatica in atto pregressa, fino al ritorno alla normalità dei valori della funzionalità epatica, insufficienza renale grave o danno renale acuto, tumori epatici in atto pregressi, benigni o maligni, patologie maligne accertate o sospette, dipendenti dagli steroidi sessuali, ad esempio degli organi genitali o della mammella, sanguinamento vaginale non diagnosticato, ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. È controindicato l'uso concomitante di Calindir con medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed azabuvir, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Calindir deve essere discussa con la donna. In caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione nota. Per identificare potenziali interazioni si devono sempre consultare le informazioni riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto dei medicinali assunti in concomitanza. Effetti di altri medicinali su Calindir, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Calindir insieme ad altri farmaci come aprepitant Accord, aprepitant Teva, Aptivus, Atanto, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Reddy's, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Atripla, Aurantin, Carbamazepina EG,
dintoina, dintoinale, e favirenz entricitabina e tenofovir di soproxil aurobindo, e favirenz più entricitabina più tenofovir di soproxil milan, e favirenz entricitabina tenofovir di soproxil crca, e favirenz entricitabina tenofovir di soproxil teva, e favirenz barra entricitabina barra tenofovir di soproxil zentiva, e favirenz milan, e favirenz teva, e mend, e votax, fenitoina icma, gamibeta complex, gardenale, ivemend, luminale, compressa, maviret, micobutin, misoline, nervaxon, nevirapina milan, nevirapina sandoz gmbh, nevirapina teva italia, oxcarbazepina technigen, compresse rivestite, reiatax, capsula, rifadin, rifater, rifina, rifocin, sustiva, targretin, tegretol, telsir, compressa rivestita, telsir, sospensione, tolep, viramune, vosevi, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Calindir durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Calindir durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza Calindir non è indicato in gravidanza. Se si dovesse verificare una gravidanza durante l'uso di Calindir, è necessario sospendere immediatamente il medicinale. Studi epidemiologici estesi non hanno rivelato né, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Non è stato osservato alcun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati. Effetti indesiderati. Per gli effetti indesiderati gravi nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati, vedere anche il paragrafo 4.4. Nel corso dell'impiego di Calindir sono state riportate le seguenti reazioni avverse. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si ha esperienza di sovradosaggio con Calindir. In base all'esperienza generale con i contraccettivi orali combinati, i sintomi che possono verificarsi in questo caso sono nausea, vomito ed emorragia da sospensione. L'emorragia da sospensione può verificarsi anche nelle ragazze prima del menarca, se assumono accidentalmente il medicinale. Non vi sono antidoti e il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica, ATC. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse. Codice ATC. G03A12. Indice di PAR per l'insuccesso del metodo. 0,09, limite superiore di confidenza al 95% a due code. 0,32. Indice, proprietà farmacocinetiche. Drospirenone assorbimento. Il drospirenone somministrato per via orale viene assorbito rapidamente e quasi completamente. Le concentrazioni massime di principio attivo nel siero, pari a circa 38 ng/ml, sono raggiunte dopo, dati preclinici di sicurezza negli animali da laboratorio, gli effetti del drospirenone e dell'etinilestradiolo sono stati limitati a quelli associati all'azione farmacologica nota. In particolare, gli studi di tossicità sulla riproduzione hanno rivelato negli elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Lattosio monoidrato amido di mais amido pregelatinizzato, di mais, crospovidone povidone K, 30 polisorbato 80 magnesio stearato rivestimento. Polivinilalcol parzialmente idrolizzato titanio diossido, e 171, macrogol farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Calindir a base di drospirenone più etinilestradiolo sono drosure, etinilestradiolo più drospirenone docgen, lusine, midiana, midiolet, compresse rivestite, sidreta, yasmin, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.